ci troviamo a Stresa in occasione dell'ottavo incontro internazionale sull'emicrania, sulla cefalea, organizzato dall'Istituto Beste in collaborazione con l'ANIRCEF, la società scientifica appunto incentrata sul tema delle cefalee. Facciamo il punto proprio sull'impatto sociale e clinico dell'emicrania con il dottor Domenico D'Amico dell'Istituto Besta di Milano. Allora, dottor D'Amico, qual è l'impatto appunto, quello clinico diciamo così abbastanza noto, insomma, soprattutto a chi ce l'ha, ma non solo ovviamente, a tutti coloro che in qualche maniera se ne sono occupati, ma qual è l'impatto sociale dell'emicrania sui pazienti che ne soffrono? Cosa succede nella loro vita di tutti i giorni? Sì, l'emicrania è una malattia che, come sappiamo, può avere varie forme cliniche. Esistono forme più o meno gravi dal punto di vista dei sintomi. Ci sono forme episodiche e forme croniche. Ma quello che è certo, ormai anche in base a ricerche non solo internazionali ma anche svolte in Italia, in particolare nel nostro gruppo, quello che è chiaro è che l'emicrania è una malattia che, anche se non determina una minore aspettativa di vita, rende la vita più difficile. In che senso? I pazienti emicranici durante gli attacchi sono fortemente limitati. Il dolore intenso, la coesistenza di sintomi come nausea, fotofobia e la stessa aspettativa di un attacco che limita proprio la vita del paziente determina delle limitazioni. Le limitazioni possono essere di vario tipo. Quelle che sono più chiare sono quelle sull'attività di svago, ma anche sulle attività sociali. Il che non vuol dire che l'emicranico non sia limitato anche in attività lavorative. Ecco, cosa succede sul posto di lavoro? Sul posto di lavoro l'emicranico in genere è un presenteista, cioè durante gli attacchi, che come dico sono veramente importanti, il paziente in genere resta al lavoro, ma viene fortemente limitato. In genere è un paziente che resiste e produce di meno, realizza meno quello che sono le sue attività, ma resta al lavoro. E questo si è visto in maniera chiara applicando dei questionari standardizzati, dei questionari validati a livello scientifico come il MIDAS o MIDAS, che è un questionario molto breve ma molto chiaro, che con poche domande identifica proprio quali sono le aree di maggior impatto e di maggior limitazione. Quindi una patologia che condiziona praticamente tutti i giorni, nei giorni in cui c'è l'attacco ovviamente perché si sta male, e nei giorni in cui non c'è l'attacco perché si ha paura che arrivi e quindi questo limita proprio l'attività. Perché limita l'attività durante l'attacco, ma i pazienti emicranici vivono una situazione che dura anni. L'emicrania non è una malattia che dura un mese, è una malattia che accompagna il soggetto per tutta la vita. E quindi il paziente emicranico è quasi sempre in attesa del prossimo attacco. Questo, al di là proprio della singola cefalea, può determinare un comportamento di evitamento. Ci sono pazienti che rinunciano a fare il weekend, ad andare così in vacanza nel weekend, perché sanno che magari l'esposizione al sole, il cambio di abitudini scatena gli attacchi e quindi si sentono e realizzano delle limitazioni. O pazienti che hanno anche limitazioni nella carriera, perché magari sanno che se devono avere un incarico in cui ci sono riunioni, viaggi, lo stress, il cambiamento di temperatura e di ritmi possono scatenare gli attacchi. Quindi anche al di là dell'attacco c'è questa limitazione. Limitazione che, come accennavamo prima, ha un impatto personale sul singolo, ma ha un impatto sociale, perché se io comunico meno con gli altri, realizzo meno tutte le mie funzioni vitali, e ho un impatto sulla società, non solo in termini economici ma generali. Certo, è stato molto chiaro. Dottor D'Amico, cosa si può ottenere con i farmaci in questi casi? Quali sono i farmaci da utilizzare sia per la terapia dell'attacco acuto ma anche come terapia di fondo, con un vero e proprio significato preventivo? Questo è molto importante, perché la malattia emicrania è una malattia che si può combattere. Questo sembra una cosa scontata, ma è importante. Molti medici tuttora non sanno che esistono delle terapie specifiche e in genere efficaci sull'emicrania. Di emicrania non si guarisce, ma proprio nel campo di cui stiamo parlando possiamo noi coi farmaci limitarne l'aggressività e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Quali farmaci, dottor D'Amico? Esistono varie classi di farmaci. Le due più importanti opzioni che noi abbiamo davanti al paziente emicranico sono ridurre l'attacco e quindi avere un farmaco cosiddetto sintomatico, cioè che agisce nell'attacco acuto e che può ridurre la durata dell'attacco ma anche l'intensità. Io ho l'attacco di emicrania, ma se prendo un sintomatico, in particolare un triptano, posso soffrire 2 ore invece che 24 ore. Posso avere un dolore di intensità
4 invece che di intensità 10. Questo si capisce che può avere un reale, può fare la differenza. E come terapia preventiva quali farmaci si utilizzano? La terapia preventiva o di profilassi è quella terapia che appunto viene rivolta, viene assegnata a quei pazienti che hanno una frequenza più alta, quindi a quelli che hanno un impatto maggiore, e può essere articolata nei vari pazienti con vari farmaci. Esistono varie classi di farmaci, ma soprattutto per quelli più recentemente introdotti, e parlo del topiramato ma anche della tossina botulinica, per questi farmaci esistono studi, ripeto, condotti sia presso il nostro istituto che a livello internazionale, che dimostrano che l'uso di questi farmaci in maniera regolare, controllata dai medici per mesi, riduce l'impatto della cefalea. Quindi io dal diario del mio paziente vedrò che gli attacchi si sono ridotti, ma posso vedere che anche la funzionalità sul lavoro, la partecipazione alla vita familiare, la qualità di vita e il benessere sono migliorati da questi farmaci. Quindi molto importante la diagnosi, ma molto importante poi avere un approccio terapeutico mirato al singolo paziente.